Y ahora vamos a ver uh, la obra de un otro arquitecto que, que también representa muy bien esta, esta línea de la arquitectura, que fue ganador del premio Drihaus precisamente de este año, 2014, que es Carlos Contempio. Vi parlo in italiano. La mia vita da qualche anno... è in un labirinto e le ultime immagini che vi mostrerò vi spiegheranno il perché. Intanto faccio qualche riflessione sul mio lavoro. C'è un mio carissimo amico che do domani ascolterete, Maurice Coulot, che dice che io faccio l'architetto come un medico e forse un po' ha ragione. Per questo ho intitolato la mia presentazione di oggi Una terapia per l'architettura e per le città. Che le città siano malate e l'architettura altrettanto credo sia sotto gli occhi di tutti. Purtroppo gran parte dell'umanità vive dentro questa grande malattia. C'è una possibilità però di riflettere per ritornare a comporre architetture e città che rispettino le persone. È fondamentale per questo trovare un limite alle cose che si fanno. La città storica è un esempio formidabile maturato in duemila anni di esperienza dell'uomo e ha generato quei grandi capolavori che sono le città e le architetture storiche. Questa che vedete è la città di Lucca, una delle poche preservate in Italia con la cinta delle mura. Le mura avevano un doppio compito. Preservare la città e i cittadini che erano all'interno e difenderlo dai pericoli, ma nello stesso tempo preservare il territorio circostante dal dilagare della città. Questi sono esempi di come il limite della città vada fortemente rispettato. Io nel mio lavoro cerco di prendere questi riferimenti al modo in cui è stata strutturata l'architettura della città nei secoli e utilizzarlo come insegnamento per quello che andremo a fare per il futuro. È un piccolo borgo costruito sulle colline vicino a Reggio Emilia, una città nel nord dell'Italia, ed è successo un fatto curioso. Maurice Coulot ha accompagnato alcuni architetti che erano con lui in Italia, architetti italiani modernisti, a dormire nell'albergo che sta in questo piccolo borgo. E questi architetti si sono molto complimentati con Maurice dicendo ci hai portato in un borgo restaurato perfetto. Maurice ha faticato molto a spiegare che l'autore del borgo restaurato perfetto era un architetto allora ancora abbastanza giovane, italiano che stava lavorando in questo momento. Eh, purtroppo non eh, dappertutto si rispettano queste regole e non si guarda al passato per immaginare il futuro eliminando gli errori che si possono effettivamente facilmente correggere e il rapporto tra l'architettura e il paesaggio si incrina. Ci sono però dei luoghi che sono ancora esempi magistrali di come rapportarsi con il territorio. Oggi molti, almeno in Italia ma anche in altri paesi, cominciano a riflettere sul fatto che non si debba più costruire nelle aree non edificate. Io penso, e questo è un esempio, che si possa costruire e si possa costruire bene e un'area non edificata o edificata come è questa migliora con la costruzione perché il paesaggio è una sorta di capolavoro fatto di natura ma fatto anche del lavoro dell'uomo. Eh, purtroppo ci sono anche esempi che vanno in un senso diverso e che non comprendono la relazione tra il costruito e il paesaggio. C'è qualche esempio nell'architettura storica che ci dimostra come questo equilibrio possa essere perfetto. Questa è Pienza, una piccola città in Toscana, costruita da Pio II, il Papa Piccolomini. Che ha voluto mostrare nella Corsignano l'antica città dove lui era nato, come si poteva costruire una città rinascimentale perfetta. È un equilibrio tra architettura classica e architettura vernacolare, tra urbanistica classica e urbanistica vernacolare. Eh, questo è un edificio che io ho costruito molto vicino al luogo dove lavoro. E mi ha dato una grande soddisfazione perché una volta finito il cantiere io ero davanti alla casa e guardavo il mio lavoro dopo un po' di tempo che mi aveva fatto molto faticare e sono passati eh, due eh, pellegrini che percorrevano allora la via francigena o la via romea era l'anno 2000 era l'anno del giubileo andavano a piedi a Roma su quel tracciato io ho costruito questo edificio. Loro cercavano nella guida dei monumenti di, eh, del percorso quell'edificio per leggerne la storia e mi hanno chiesto come mai non c'era questo edificio indicato nella guida che loro avevano e io ho spiegato che non era un edificio monumentale storico ma che era una casa che io avevo costruito e loro non volevano assolutamente arrendersi a questa evidenza e continuavano a sostenere che era una costruzione antica da me restaurata. E per me è stata un'enorme soddisfazione. La riflessione sul rapporto col passato coinvolge tutti, anche gli architetti modernisti. Questa è una frase di Renzo Piano, che come me è italiano ma forse ama meno l'architettura tradizionale e le città tradizionali. Ma se non guardate le sue opere e sentite i suoi discorsi, sono quasi perfetti, potremmo condividerli al 99%. E dice, quando mi chiedono come sarà la città del futuro, io rispondo, spero come quella del passato. Ecco allora la città che Renzo Piano fa sperando che sia come quella del passato. Questo invece è il mio lavoro, è una piazza nuova che ho costruito vicino a Parigi, a Val d'Europe, che ha più o meno le stesse dimensioni di piazza anfiteatro a Lucca, che è una piazza formidabile dove nel XIX secolo è stato ricostruito la quinta degli edifici sull'impianto del vecchio anfiteatro romano. Un uomo molto saggio, Carlo Petrini, che ha fondato il movimento Slow Food, che forse tutti conoscete, eh, dice sempre non auspico un ritorno al passato tucù, ma al buon senso che lo animava. Bene, nella gastronomia credo che questo sia successo e ormai tutti sappiamo che la tradizione della cucina è una cosa che ha un valore straordinario e che può con, aiutarci a sviluppare anche la cucina contemporanea, eh, questo non succede ancora nell'architettura. Speriamo che ci sia lo, lo stesso rinnovamento anche negli edifici e nelle città. Una riflessione parallela a quella di... Petrini, fatta sull'architettura è stata fatta da Leon Krier e i suoi disegni esemplificativi sono eh, universalmente leggibili e sono stati per me un esempio e una strada ed io lo considero come un mio maestro vivente. Facciamo un rapido confronto di due porzioni di città, una città storica, Roma, il centro storico visto dall'alto e a pari di distanza dal, dalla terra, la stessa superficie sempre a Roma ma in periferia. E qui si capisce in maniera credo molto chiara qual è la qualità e qual è la, il modo per affrontare la costruzione rispetto all'ambiente e utilizzare al massimo della sua potenzialità il territorio. Quella stecca grande che vedete è l'edificio del Corviale, un edificio lungo all'incirca un chilometro ed è il modello negli anni 70 in cui io studiavo architettura sul quale eh, mi hanno formato. Per fortuna c'era qualcos'altro anche da vedere e, mi ha portato per un e ho scelto un'altra strada. Questa è la prima zona di Roma che abbiamo visto, il centro storico visto da terra e questo è il Corviale visto da terra. Non è un problema solo di Roma, questa è un'altra città fantastica, Bologna, uno dei centri storici più belli del mondo. A parità di superficie, un quartiere nuovo di Bologna è questo. Allora, come intervenire e come lavorare in relazione con la città storica. Questo è un progetto che ho condiviso con Leon Crier, è stata un'esperienza molto bella a Modena, purtroppo non ancora realizzata, dico non ancora perché non perdo mai la speranza. Eh, questa era la città di Modena vista dall'alto, con un'area molto grande, Piazza Matteotti che più che una piazza era un grande slargo dovuto alle demolizioni prima della Seconda Guerra Mondiale e questa era la nostra proposizione che cercava di ricomporre il tessuto urbano creando un sistema di piazza e contropiazza, piazza e piazzetta che è tipico della città italiana. Una delle accuse più frequenti che ricevo per il tipo di lavoro che faccio è che sia un lavoro che ripete modelli di altri. Eh, questa è una comparazione di due edifici chiaramente modernisti, in cui si vede come è evidente che questo problema è un problema diffuso ed è un problema che forse vale la pena di affrontare in modo diverso. Guardate cosa vi propongo. L'edificio è l'edificio di Londra fatto da Sir Norman Foster e questa è la casa dove abita Norman Foster. Un mio amico italiano, bravissimo disegnatore, molto simpatico, dice sempre che Norman Foster sa da che parte è imburrato il pane, cioè da che parte si mette il cioè per sé stesso conosce bene il problema. Le immagini molte volte sono molto eloquenti, anche questa è una chiesa, questa è un'altra chiesa e questa è la versione modernista della stessa chiesa, più o meno. È l'edificio che ha fatto Fuxas a Foligno. Forse se uno sta molto attento e guarda in basso, in basso vede una sorta di croce e può immaginare che si tratti di una chiesa, altrimenti è molto difficile. Già prima del mio intervento... È stata fatta questa riflessione, eh, che è una riflessione costante che lega tutti gli architetti che lavorano in questa direzione, sul variare degli edifici pur restando all'interno della scelta dell'architettura classica e vernacolare, ma il variare a seconda dei luoghi dove questi vengono realizzati. Questo è Palladio e vedete poi delle declinazioni di Palladio in altri paesi non nell'Italia dove i materiali cambiano, cambiano le proporzioni, ma il linguaggio di riferimento rimane lo stesso. Una breve carrellata sui miei lavori francesi dove per fortuna ho la possibilità di lavorare eh, con un certo grado di libertà. Che in Italia difficilmente mi è concesso. Però in Italia si possono realizzare questi, che è per esempio un edificio estremamente improntato alla tradizione romana, è il museo del, realizzato da Zahadid, e dove io trovo che il linguaggio. Legato alla tradizione di una grande, forse della più bella città del mondo, eh, non sia stato correttamente seguito. Eh, questa è un'altra città, è Praga, è Frangheri, e ci mostra anche qui un problematico rapporto con la tradizione e la città. Giuseppe Verdi, un grande musicista della mia città, ha detto questa frase: Tornate all'antico sarà un progresso. Tutto quello che vedete sono costruzioni nuove che hanno saputo cogliere lo spirito del passato. E da ultimo il labirinto. Sto costruendo per Franco Maria Ricci il labirinto più grande del mondo. È un labirinto fatto con il bambù. C'è una scelta fatta da Franco. Eh, molti anni fa, discutendo con Borges, lo scrittore argentino, disse, Franco disse io voglio fare il labirinto più grande del mondo. Borges gli rispose no, il labirinto più grande del mondo esiste già, è il deserto. E allora Franco, che è un uomo intelligente, molto rapido nelle risposte, gli ha detto farò il labirinto più grande del mondo verde, visto che <ride> il deserto non lo è. Ha scelto il bambù e in questo impianto... Io sto costruendo gli edifici che ormai sono terminati. Ho potuto usare i mattoni, ho potuto disegnare i dettagli delle modanature e realizzarli in terracotta come si faceva all'antica. Sono immagini ancora di cantiere ma quasi ultimato e spero di uscire presto da questo labirinto e di potervi invitare tutti la primavera prossima a visitarlo. Grazie.